Ragazzi, stiamo andando alla spa. Piccola hot tubs. Hot tubs. Buono. Buono, guys. Buono, buono. Wow, che spettacolo. Grazie, Roberto. Solo io? Buono. Fai vedere il vostro outfit di oggi. Daniele è vestita come per andare al mare. Io sono vestito come ogni giorno. La maglietta nera di ieri. Tra l'altro mi sono dovuto comprare un costume perché non avevo un costume. Voglio anche la cucina con i cuori. Hai visto? Che cuccioli. L'ho anche for you. Va bene, dai, arriviamo a sta spa che voglio farmi il bagnetto. Dai che voglio farmi un bagnetto che sono infame fragico. Sono infame fragico, voglio farmi un bagnetto. E dai, e dai. Datevi un bacetto. Datevi un bacetto. Datevi un bacetto. Dai che voglio fare un bagnetto che sto infame fracico. Ragazzi, comunque bella gab, forza Napoli. Grazie anche, Martello per i 3 mesi. È anche un posto di lusso, cioè. Quindi sì. Sì, guarda. Minchia. Siamo pure alla. Speriamo che prenda internet. Chiediamo qua. Che io vorrei andare alla spa possibilmente, qua a mezz'ora ci sono, si può attendere. Buonasera. Buonasera, noi siamo qua per la spa. Sì, vediamo subito. Abbiamo prenotato. Ma siete alloggiati qui? No, non abbiamo chiamato prima, abbiamo lasciato i nostri nominativi e. Vediamo. E basta. Ti devo fare il documento, Dario. Ma vi hanno confermato un attimo? Sì, ci hanno prendendo prenotazioni per esterni. Allora, ho parlato e ho detto che dobbiamo venire qui. Ma qui in Enterprise Hotel? Sì. Perché noi non stiamo prendendo prenotazioni per esterni. Date le restrizioni Covid, dato che date in pistica di accesso in spa di solo 50 minuti. 50, esatto, ci hanno detto 30 euro? Sì, ma non per esterni, solo per ospiti. E noi abbiamo specificato che eravamo esterni e tutto e abbiamo chiamato prima. È strano che abbiano dato un'indicazione di questo tipo. Colpa di Dalila. Dalila, è colpa tua. Ci hanno scammato, ragazzi. Sì, sì, ecco qui. Era questo, no, infatti non lo ricordo prima. Cioè, abbiamo chiamato insieme. Abbiamo prenotato insieme. Ci fanno... Sì, 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 era questo. Boh. Sembrava molto strano perché allora, per una biglietta che stiamo aspettando. Ho chiamato per le 17.30, ok? Sì. No, alle 16. E mi hanno passato una ragazza del reception che mi ha detto che avrebbe dovuto chiedere e che poi... Clienti gialli. Poi ci hanno chiamato e ha detto che per le 6 potevamo venire. Cioè, 30 euro a persona per 50 minuti il primo assaggio. Allora, probabilmente c'è stato un refuso perché è probabile che abbia pensato che avevate una prenotazione qui a questo punto. Mi sta venendo in mente pure. No, è bello che, no, più che altro vi abbiamo pure specificato. Ci fa, voi siete alloggiati nell'hotel in questione. Sì. Che facciamo? No, guardi, siamo esterni. Lei ci fa, ah, non c'è problema, vi richiamo fra un po' e faccio sapere se è possibile. Ci ha richiamato e poi ci siamo accordati così. Perché, ripeto, è proprio una prassi momentanea. Non possiamo al momento citare prenotazioni per ospiti esterni per la spa per ora, semplicemente perché abbiamo delle fasce orarie limitate e viene prediletto l'utilizzo agli ospiti che soggiornano qui. Chiaro, grazie Baldo. Chiaro, cosa facciamo adesso? Cioè, abbiamo speso soldi per arrivare qua, abbiamo fatto tutto questo casino e alla fine... Vabbè. Non si può proprio andare, non è, cioè nel senso siamo venuti qua apposta, abbiamo fatto tutto il giorno che stiamo chiamando avanti Andrea qui? No, è tutto il giorno che stiamo chiamando varie spa, cioè la prima che abbiamo trovato eravate voi, ci hanno detto allora che andava se bene. Comunque se tutte le spa... No, perché alcune avevano proprio come si dice, il numero massimo di prenotazioni, ci fanno proprio fin da subito, guardi, non certo. C'è possibilità, se vuole dall'8, 9, 11, 12 luglio. Invece questa qua ci ha subito detto, no, nessun problema. Cioè, abbiamo pure specificato il fatto che non fossimo alloggianti nell'hotel. Io non so con chi abbiate parlato e mi dispiace molto onestamente per questo, insomma, per questa cosa che è successa, per questa incomprensione. Anzi,
nel caso io spero comunque che in un futuro possiate usufruirne in maniera differente. Mi dispiace. E se prenotiamo, no, se prendiamo una camera invece, si può comunque? Beh, posso provare a verificare la disponibilità per oggi. E quanto costerebbe una camera? Ah, io però le chiedo cortesemente se parla con il ricevimento. No, no, parlo, sto parlando con lei, scusi, stiamo facendo una diretta, sto riprendendo me stesso, stiamo facendo una diretta, sì. Ok, però sì, comunque sì, per queste cose lei lo sa che ci vuole un'autorizzazione in una struttura alberghiera per effettuare questo tipo di servizio, perché comunque ci sono anche delle politiche per privacy. No, vabbè, ma stiamo, cioè, ci stiamo riprendendo noi stessi, non stiamo riprendendo niente. Va bene, e comunque neanche se... Fare. Ok, va bene, quindi neanche se prendiamo la stanza, se è disponibile la stanza stasera possiamo accedere alla spa. Vediamo, vediamo la disponibilità della spa di oggi, vediamo la disponibilità della casa. Bene, andrei, dai. No, vabbè, ma questo qua non c'entra niente, ragazzi, qua semplicemente c'è stata un'incomprensione con la prenotazione. Vabbè. Comunque dovrei chiedere anche di indossare la mascherina. Sì, mi scusi. Tutto ciò, perché mi perdoni. Perché siamo in un luogo al chiuso, quindi sono già due infrazioni. Mi perdoni, infrazioni. Sono due infrazioni. Sì, sì, mi perdoni, nessun problema. E le dovrei chiedere di spegnere anche la diretta tra amici. Ma guardi, sto facendo una diretta su Twitch, ho pure chiesto, quando, prima quando ho chiamato gli faccio, è guardi. È possibile su questo, perché verrò in diretta. Anche un marketing che si occupa proprio di queste cose. Va bene, la ringraziamo. Grazie. Nessun problema, buona giornata allora, arrivederci. E va bene, Daila, siamo stati presi per il culo, cosa facciamo? No, ma allora a questo punto mi viene il dubbio, ma non è che abbiamo, cioè non è che era la spa sbagliata questa? No, no, perché 50 minuti, 30 euro, cioè abbiamo, era specifico, cioè, dubito, nel senso hanno le... No, ragazzi, non insultate, c'è stata un'incomprensione con la prenotazione. Vabbè, tutto a posto, ragazzi. Era questa qua. Ma perché 50 minuti 30 euro, è quella che abbiamo prenotato, dai di là. Cioè... È stato l'ultimo scan che ho fatto, era questa, assurdo. Super assurdo. Chat, non fate i bambini. Allora, no, raga, c'è stata un'incomprensione perché secondo me la ragazza del personale specifico con cui abbiamo parlato, che secondo me è proprio addetta alle spa, non aveva capito che non era aperto a chi non alloggiasse nell'hotel stesso. Quindi secondo no, era proprio lei che non aveva capito, esatto, questa cosa. Esatto, no, c'è stata un'incomprensione perché poi tranquillissima, avevamo prenotato e tutto, ma tranquillissimi anche quando siamo arrivati ci hanno accolto e niente. Can I say hi to Fede You? Hi Fede You, hi Fede You. You are the best.